Ti hanno insultato? Ecco come gestisco gli haters online anche dal punto di vista legale. Partiamo da un presupposto importante. Purtroppo le persone quando agiscono online hanno una scissione della personalità. Come si comportano nel mondo, quello tra virgolette, quello che loro reputano normale, l'offline, non si comportano nel mondo digitale. Pensano che il mondo digitale, come quando vai a Las Vegas, no, il vecchio detto, tutto quello che accade a Las Vegas resta a Las Vegas, e loro questo credono, quando quello che fai nel mondo digitale, online, sul web, resta sul web. Invece no, ha delle ripercussioni importanti, non solo dal punto di vista di chi le commette, ma anche di chi le subisce. Fortunatamente oggi abbiamo tante leggi sui vari reati che si possono commettere dal punto di vista digitale, quindi online, sul web. Ma te che mi stai vedendo, se vai sotto le sponsorizzate di qualche formatore, piuttosto che vai a rompere le scatole a chi pubblica un video online, e lo vai a diffamare, lo vai ad offendere pesantemente, rischi penalmente di ricevere un processo penale per diffamazione. Tu dici, vabbè, io oggi in Italia per diffamazione mi danno la pena sospesa. Sì, però lì si costituisce il tuo cliente parte civile e ti chiede una bella somma di soldi. Magari non hai paura dell'eventuale pena detentiva, ma avrai paura, no, di cacciare i soldi dalla tasca? Credo di sì. Se non hai paura, allora tieniti pronto un bel portafoglio pieno, perché qualsiasi persona possa venire dove tu vai a diffamarlo e chiederti i soldi come risarcimento danni per il danno all'immagine e tante altre belle cosette che ti puoi trovare nella messa in mora dell'avvocato di controparte. Perché devi stare attento a questo? Queste cose. Innanzitutto non devi essere stupidotto, perché se tu rispondi nelle sponsorizzate o comunque nei video e pensi di essere al sicuro, non ci metto nulla a scovare chi sei, anche se sei un nome fake, che ne so, il grillo parlante. Se ti fanno una denuncia e hanno intenzione di colpirti anche tramite la polizia postale, ormai si risale a quale è stato l'indirizzo IP che ha lasciato quel commento e quindi chi c'è dietro. E poi cosa ti serve? A cosa serve perdere questo tempo per commentare i posti degli altri? Il tempo ha un valore più alto dei soldi che poi magari ti chiedono indietro, quindi tutela il tuo tempo, tutela i tuoi soldi e non diffamare nessuno online. Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace, seguimi e condividimi. Ciao!